Voi siete su un percorso di gioia, di alberi e fiori, di serenità. E noi cerchiamo di far sì che la vostra serenità possa essere sempre maggiore. Ecco perché vi diciamo le cose come stanno. E se qualcosa non vi piace da sentire, è proprio quello su cui dovreste riflettere maggiormente. Per anni vi siete impegnati a fare, a fare, a costruire. Ma cosa avete costruito dentro di voi se poi vi trovate al punto di non capire l'essenza stessa di quella costruzione? E dunque, se per tanto tempo avete fatto e avete costruito, ora siete abili nell'aprire gli occhi e vedere cosa avete costruito, perché costruire non sempre significa essere coerenti con ciò che il vostro spirito vi suggerisce. Avete spesso fatto ciò che consideravate giusto per voi o per altri, ma che consapevolmente sapevate non essere giusto per dei terzi che hanno subito in un certo senso una pressione o hanno dovuto accogliere un tipo di energia che voi gli avete inviato e che ha causato in loro forte turbamento e scompenso. E dunque oggi state assorbendo l'effetto di questo. Ecco perché vi diciamo ora di non inviare altra energia di screzio.